mattina fuori da Porta Nova, ma con la bicicletta e col manubrio in man, o col bidet gambetta se va lontan lontan. La gondola al vapore, la macchina tramvai, son cose che giammai non hanno alcun valore. Sente sulla seletta e col manubrio in man, e con la bicicletta se va lontan lontan. Drin drin lontan se sente, la gente scappa via, la corre come niente, non sa cosa la sia. Saran le dorodele che par quasi in trappel, saran le dorodele, forse il campanel. E da lontan se sente sonar quel campanel, addio butel butel, mi vago via con quel. I viaggi costa cari, dall'anche no genè, c'è senza bicicletta che tocca andare a pie. Lai lai la 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 lai. I viaggi costa cari, dall'anche no genè, c'è senza bicicletta che tocca andare a pie. Buonasera, grazie davvero, come ha ricordato l'amico Beppe Muraro, per essere con noi a questa presentazione di un libro un po' singolare. Io di musica ne so davvero molto poco, Alfredo, di biciclette purtroppo ne so perché ne compro tante, mi piacciono, accidenti, lo so, però e ci cerco di andare il più possibile. Quindi quando mi ha detto Beppe vieni a parlare un po' di biciclette, accidenti, di corsa in bici magari, Alfredo Nicoletti io non lo conoscevo, ammetto, questa pecca, grave mancanza. Tra l'altro ricordo che comunque il negozio c'è ancora, non più a Marco Nicoletti ma in Borgo Roma in via Centro c'è ancora il negozio di famiglia. E insomma ci siamo incontrati per parlare di questo libro una mattina e ovviamente abbiamo fatto tardi, nel senso che abbiamo parlato di Bartali, di Pantani, di Merx, di biciclette, di campioni del ciclismo, insomma abbiamo capito, ho capito che è il nostro sport in qualche modo, insomma che ci accomuna. E ti chiedo Alfredo, allora, innanzitutto perché questo libro dà un titolo così anche singolare, Tutte le bici che non ho più? Ma il titolo nasce un po' da una dedica che ho fatto all'inizio del libro a mio padre. Perché mio padre era un artigiano molto bravo, molto più bravo di me anche, e specie negli anni 50-60 costruiva delle bellissime biciclette, quando ancora le biciclette erano ordinate su misura, con colore eccetera, e a lui dispiaceva un po' venderle queste biciclette perché aveva paura che magari di darle a qualcuno che non le avesse trattate bene, ma quello lì dopo come la terrà la bicicletta, cosa dici? Qualche volta è successo anche che non gliela data dopo la bicicletta. Non gli piaceva, insomma. No, non gli piaceva il tipo. Non, ecco. E naturalmente era un po' un eccesso. Insomma. E avrebbe appunto voluto tenerle, specialmente quelle molto belle, avrebbe voluto tenerle per sé. Dopo naturalmente era costretto a venderle. Ecco, da qui nasce il titolo un po' di questo libro. Ecco, vi dico subito che la serata sarà lietata ovviamente dalla musica e questo è molto bello. E c'è molta emozione dentro questo libro, che sembra, insomma, detto da me poi piccolo e bello mi sembra abbastanza evidente, ma però uno scritto sembra abbastanza così, insomma, limitato. In realtà c'è spazio per sorridere, sorridere amaramente, sorridere del tempo che è stato, ma anche riflettere in una maniera profonda su che cos'era la bicicletta, su cos'è stato nella storia anche, diciamo, non soltanto di Verona, Nicoletti è un marchio veronese, ma un po' dell'Italia, che cosa ha rappresentato. Insomma, ci sono anche pagine davvero commoventi, come magari dopo ne parleremo, leggeremo qualcosa. C'è chi alla bicicletta dava un'anima, forse perché una volta, ma le biciclette avevano, sì, un'anima. Le biciclette, quelle che vediamo, che usiamo attualmente, è difficile che abbiano un'anima, sono di produzione industriale, seriale. Spesso sono costruite in Oriente,
C'è ben poco di insomma, nella bicicletta di chi le ha costruite. È una scoperta dell'artigianità nel vero senso, di chi metteva nel proprio lavoro grande passione, grande amore. Quindi questo credo che sia un altro aspetto importante da sottolineare di questo libro, che è qualcosa di più, secondo me, di un libro. È un, insomma, anche una raccolta di ricordi, ricordi molto belli, sì, davvero, del papà di Alfredo. Allora, so che comunque ci sono tanti spazi per la lettura. Sì, sì. Vediamo subito. Ecco, dirò subito. Vai. Che adesso faremo un'altra canzone, poi parleremo un attimo, ci sarà una lettura. Le letture non sono i racconti completi, abbiamo cercato di condensarli, c'è tutto il racconto ma condensato. Appunto perché se li leggevamo tutti poi non compravate il libro, quindi non è il caso. L'operazione biecamente commerciale. Esatto, scritta edizioni, poi ci tira giustamente, sì, le orecchie. Allora, vai un'altra canzone, che cosa suoniamo? Adesso facciamo bellezza in bicicletta. Un classico. Un classico. Particolarità in questa canzone, in queste parole, no Alfredo? Sì, questa è una canzone del 1951, anche se molti pensano sia degli anni 40, però in effetti il testo era di Marcello Marchesi e si sente ancora tra le righe. Cioè Marcello Marchesi ha scritto una canzone?
Sì. Adesso sì, dicono non ci sono più adesso sono un po' diverse. Le belle canzoni. Quindi che le fermo fare a Gigi D'Alessio. Vai, vai. No, si sente ancora un po' di ironia nei confronti della donna in bicicletta, no? Lascia la bici, dammi i tuoi baci in salita, io ti sospingerò. Ecco. E in effetti quando la bicicletta aveva cominciato a diffondersi come un mezzo di trasporto nei primi anni del Novecento, la conquista della bicicletta da parte della donna aveva fatto parte, era uno dei gradini nell'emancipazione femminile, uno dei minori, come per esempio la conquista dei pantaloni o del fumare in pubblico, o di altri più importanti come il diritto agli studi superiori e al voto. Appunto che anche in Borgo Roma, dove avevi la bottega, appunto adesso sentiremo era un po' avversata la donna in bicicletta. Perché c'era una resistenza da parte della Chiesa, perché la donna in bicicletta dava scandalo, perché si vedeva, eccetera, ma però c'erano anche dei medici, una parte della classe medica che diceva che la bicicletta per la donna faceva male, poteva causare sterilità e altri problemi. In effetti i problemi erano altri, cioè la bicicletta era la libertà per la donna, cioè sfuggire dal controllo di padri, segno mariti, di emancipazione. Negli anni 50 la donna in bicicletta era una donna emancipata. E mio nonno ha costruito la prima bicicletta da donna, non credo di Verona, però della zona nostra di Tomba, che è la parte vecchia di Borgo Roma, e dove era un paese proprio, insomma. E nel 1911, quando ha costruito la prima bicicletta per una ragazza del quartiere, ha avuto i suoi bei problemi, come sentiamo adesso dalla voce. Era un rivoluzionario. Allora, c'è una lettura che accompagna questo insomma, aneddoto che abbiamo raccontato. Fino a non molto anni fa, alla fine di ogni messa domenicale, il parroco, dopo aver letto gli avvisi e gli orari delle funzioni, era solito menzionare con nome e cognome i parrocchiani che, a suo insindacabile giudizio, avessero tenuto comportamenti riprovevoli o scandalosi. Non so in altri luoghi, ma a Verona questa odiosa usanza medievale veniva chiamata esser diti in chiesa, essere detti in chiesa. Ed era un primo importante passo verso la scomunica. In una domenica di primavera del 1910, Susanna M. ed Ettore Nicoletti, mio nonno, erano stati detti in chiesa. Susanna aveva 25 anni, Ettore solo 19. Ma cosa avevano fatto di tanto grave da meritare questa pubblica denuncia? Erano forse amanti? No. I due si conoscevano appena e si erano incontrati e parlati soltanto un paio di volte nella loro vita. Ma Susanna aveva un sogno segreto, la bicicletta, o meglio, il velocipide, come si diceva allora, un mezzo fino a quel momento riservato esclusivamente agli uomini. Li vedeva sfrecciare velocissimi su queste nere macchine futuriste, luccicanti di nichelature, e aveva deciso che ne avrebbe avuta una. Ettore aveva già costruito da qualche tempo un telaio per bicicletta da donna e aspettava che la prima temeraria si facesse avanti. Per Susanna convincere il padre era stata dura, aveva rimediato anche un paio di sberle, ma alla fine l'aveva spuntata e nel giro di una settimana pedalava felice per le strade polverose del quartiere, sella alla fiammante bicicletta. Avevo sentito spesso raccontare in casa questa storia, ma non riuscivo a capacitarmi della reazione esagerata del parroco. In fin dei conti, Susanna viveva in un periodo storico nel quale si incominciava ad accettare per la donna ruoli e comportamenti impensabili fino a qualche anno prima. Ne faceva testimonianza il lavoro tipicamente maschile, il carrettiere, che la ragazza svolgeva ogni giorno. E in ogni caso, con le gonne ampie e lunghe in uso al tempo, non è che le donne pedalando lasciassero vedere chissà che. Finché un giorno un anziano signore che frequentava l'officina
molto esperto delle cose della vita e della bicicletta, chiarì il mio dubbio. Sai, il problema non è quello che si poteva vedere, ma quello che non si poteva vedere, e cioè la sella. La sella. Sì, sì, la sella. Le selle che si usavano allora, tornate peraltro di moda, erano le Brooks inglesi, dalla forma fusulata costruite in cuoio durissimo. Vedi, anche se preti e ben pensanti potevano tollerare che, in qualche modo, l'esibizione di pochi millimetri di caviglia nella pedalata, il pensiero che determinate parti anatomiche femminili appoggiassero e sfregassero su un oggetto dalla forma e dalla consistenza decisamente sconvenienti come una sella da bicicletta, non li lasciava letteralmente dormire. Ecco il motivo dell'anatema contro chi aveva costruito e chi usava l'osceno mezzo di trasporto. Dopo la pubblica denuncia, molti si misero a prendere in giro il povero Ettore per strada e all'osteria, gridandogli che aveva finito di costruire biciclette per le donne. In seguito, come si è visto, la storia avrebbe dato loro strepitosamente torto. Di questi racconti ne avremo veramente tanti questa sera, ma adesso ancora spazio a un po' di musica. Rosalina, Rosalina, tutto il giorno in bicicletta fino a sera. Sera, chissà colpa ci poveretta, fino a sera, sera, chissà che piedi gonfi avrai. Rosalina, Rosalina, a me piace grassottina, ma quando è sera, sera, ti sento masticare. Quando è sera, sera, t'ammazzi con i pignè. Amore mio, ti voglio bene, come sei? Sei eccitante al punto che ti sposerei. 90 chili di libidine e bontà, e poi vedrai che un po' di moto t'aiuterà. Rosalina, Rosalina, tutto il giorno in bicicletta fino a sera, sera, chissà colpa ci poveretta. Fino a sera, sera, chissà che piedi gonfi avrai. Mia madre dice che col tempo dimagrirai, ma non importa amore, non cambiare mai. Hai fatto che le magre sono tristi, invece tu hai sempre voglia di cantare. Rosalina, Rosalina, la mia bella farfallina che pedala e canta, canta finché muore il sole. Quando è sera, sera, ti sento masticare. E quando è sera, sera, t'ammazzi con i pignè. Olè! Rosalina. Sì, sì. Adesso parti. Quindi abbiamo visto, insomma, che funzione aveva anche la bicicletta con e le canzoni che avete poc'anzi ascoltato in qualche modo lo ricordavano, la bicicletta Rosalina, insomma, una funzione quasi rivoluzionaria di emancipazione comunque per le donne e questa singolarità, insomma, di essere detti in chiesa, come ricordava prima la lettura. Il libro parla anche di campioni. Papà di Alfredo, Ettore, era un bartagliano doc, giusto? Sì, Ettore era mio nonno. Ettore, scusami, Silvano, sì. Bartagliano, sì, lui era un tifoso di Bartali. Sì. Alla volta si divideva Coppiani e Bartagliani, non c'erano... Dopo anche altre sfumature, c'erano quelli che tifavano per Magni, e poi questi... Il terzo uomo, così chiamato. Questi,
queste scelte erano anche influenzate dalla politica, specie alla fine, dopo i primi anni del dopoguerra. E Bartali era considerato un democristiano, Cuppi di sinistra, anche se dopo le cose non erano esattamente così. E per cui c'era questo diatribe, queste discussioni. Però tu, in questo libro, che affronta anche ovviamente i ricordi di grandi campioni, parli magari di un campione, sì, perché campione lo è stato. Un po' dimenticato. Sì, però un grandissimo campione. Ed è stato il primo ciclista di cui sono stato tifoso. Esattamente, proprio, ecco perché ne parliamo. Dai 5-6 anni in poi. Ed era Ercole Baldini. E romagnolo, forlivese. Romagnolo. Che adesso dicono, ma Baldini ha vinto, nella sua carriera ha vinto poco. E dunque, te l'ho detto io quando me ne hai parlato, ne ha vinto poco. Insomma, in tre anni, perché dopo è stato dal 56, 3-4 anni, dal 56 al 59, lui ha vinto le Olimpiadi, un campionato del mondo su strada, campionato del mondo su pista e in seguimento, ha vinto il Giro d'Italia. E poi recordman dell'ora, una volta da dilettante, una volta da professionista. Da buon tifoso mi ha detto, no, non ha vinto poco, mi ha subito messo spalle al muro e mi ha sciorinato quella che è un palmarès. Diciamo che ha vinto poco, secondo me, per quello, io non l'ho mai visto correre ovviamente dopo, per motivi anagrafici, per quello che... Tantissime classiche. Che era, sì, per quello che forse poteva essere, insomma. Ecco, e dopo ho dovuto ritirarsi perché aveva... fisico importante, era una persona alta e anche robusta. Perché Ercole Baldini? Perché sei diventato tifoso? Beh, allora molti tifavano. Molti tifavano. Sì, a quei tempi là sembrava che fosse l'alternativa a Coppi. Coppi era a fine della sua carriera, sarebbe morto un paio d'anni dopo, però non vinceva più. E sembrava che Baldini fosse destinato a prendere il posto di Fausto Coppi. E, ecco, dopo purtroppo... complice appunto il fisico e la cucina romagnola, ha cominciato a ingrassare. Ottimo. E non sta più niente da fare. Ecco, e io ho un ricordo perché io ho visto Baldini correre nel 1958 Bosco Chiesanova. Bravissimo, ricordiamo dove, esatto. Bosco Chiesanova, che dove aveva vinto, e in quell'occasione ho visto anche Coppi. E lì staccò un corridore, lì c'era stata un'altra discussione tra me e te, appunto sul fatto... Ricordi chi era il corridore che staccò in salita? Sì, Charlie Gaul, che era uno scalatore fortissimo, e Baldini, che non era proprio uno scalatore, era un passista piuttosto, è riuscito a staccare Charlie Gaul. Comunque sentiamo il racconto, questo ricordo, questo una parte di questo ricordo. Uno dei più grandi corridori di tutti i tempi, soprannominato l'elettrotreno di Forlì, era un gigante di 1,90 m, nel quale la forza impressionante ed il carattere mite si rispicchiavano esattamente nel nome e nel cognome, Ercole Baldini. La sua carriera ciclistica era durata il lampo di 4 stagioni, dal 56 al 59. Poi il fisico esuberante e la cucina romagnola l'avevano tradito e in progressivo ma inesorabile aumento di peso lo aveva costretto ad un prematuro ritiro dalle competizioni. In quei 4 anni mitici aveva però vinto tutto quello che c'era da vincere: le Olimpiadi, il Giro d'Italia, un campionato italiano su strada, un campionato del mondo su strada e uno su pista, e tutte le più importanti classiche. Inoltre aveva battuto per ben 2 volte il record mondiale dell'ora, la prima quando era ancora dilettante. Io ero un bambino allora, ma ero un suo grande tifoso e conservo ancora nella mente il ricordo di una giornata primaverile del 1958, nella quale Baldini aveva vinto la 15ª tappa del Giro d'Italia staccando tutti, scalatori compresi, sulla salita di Bosco Chiesanova, ponendo le basi per la vittoria finale in quel giro. Eravamo partiti alle 6 della mattina, zio Bene, mio padre ed io, sulla Fiat 500 giardinetta che lo zio usava tutti i giorni per il suo lavoro di veterinario. Nonostante l'ora, molti ci avevano già preceduto ed eravamo stati costretti a fermarci a Cerro, qualche chilometro prima del traguardo. Avevamo passato la mattina e parte del pomeriggio a passarci fogli sgualciti della Gazzetta, a masticare panini col salame e a discutere di corridori.
e tramonta questo giorno amaranto e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, e se tu vuoi andare, vai. Paolo Conte aveva capito tutto, ma quelli insensibili al fascino del ciclismo, rimanere per ore ed ore lungo una strada assolata ad aspettare l'arrivo dei corridori è una cosa quasi incomprensibile, se non demenziale. Un'attesa snervante per uno sfrecciante passaggio variopinto della durata di qualche secondo. Ma quegli istanti possono restare impressi vividi nella memoria per tutta la vita, come quel lampo in un tardo pomeriggio di tanti anni fa, quando Ercole ci era passato davanti come una furia e tutti avevano capito subito che nessuno al mondo l'avrebbe mai più potuto raggiungere. Emozionante, emozionante, ricordi, ancora un po' di musica. Allora, avete sentito prima nel racconto, no? Ci si accapigliava, insomma, si discuteva a lungo di corridori negli anni 60. Questa canzone, sì, intanto era forse i meno giovani avranno riconosciuto la sigla del processo, la tappa di Sergio Zavoli. Negli anni 60 si discuteva di corridori, grazie anche però, sì, insomma, a una trasmissione che ha fatto, sì, che ha segnato un'epoca. Ha fatto anche scuola, diremmo, perché è ancora imitata, eccetera. L'idea di Sergio Zavoli era quella di prendere queste discussioni che scoppiavano nei bar. Dopo le tappe del Giro d'Italia e portarle su un piano un po' più alto, un pochino più colto, con dei giornalisti, eccetera. Però l'idea era quella. Ti ricordavo quella famosa intervista Il corridore in fuga, Lievore, sì, mi ricordo, Lievore, di, sì. Vicentino. È rimasto nella storia quell'intervista in corsa. Che oltretutto stava facendo questa fuga per il secondo posto, non neanche per il primo. Realizzata da Zavoli, che è stata comunque una pietra miliare, sì, di questa, sì, proprio nella storia del giornalismo sportivo, ecco. Ecco, queste discussioni che dicevo che scoppiavano nei bar, o qualcosa di più nei bar, e succedevano anche nei negozi di biciclette, anche nel nostro, perché gli appassionati, che bene o male circolavano sempre nel negozio durante il Giro d'Italia, quando c'era il Giro d'Italia, in officina c'era una vecchia radio, mio padre ascoltava la tappa finché lavorava, arrivavano per ascoltare tutti in compagnia. Ecco, fino a che durava la trasmissione, nessuno parlava. Dopo la fine della trasmissione gli si scatenavano, e come sentiamo adesso. Esatto, perché si trovano in discussioni belle accese. Sentiamo, sì, questo racconto. Anche qualcosa di più. Dico accese per non dire oltre, infatti, ma sentiamolo. In
Piccina. In officina stazionavano stabilmente tre o quattro appassionati di ciclismo a discutere di corridori e a sfogliare le pagine della Gazzetta. C'era però un periodo dell'anno nel quale la loro presenza si faceva particolarmente consistente ed ingombrante, ed erano i 20 giorni durante i quali si correva il Giro d'Italia. Arrivavano la spicciolata verso le 4 del pomeriggio, si raccoglievano attorno alla gracchiante radio Marelli e appena Mario Ferrettin cominciava la sua radiocronaca, un silenzio di tomba calava nel locale. I clienti abituali lo sapevano di questo rito ed evitavano il negozio in quelle ore fatali. Ogni tanto però qualche forestiero ignaro, qualche casalinga sprovveduta, entravano spingendo una bicicletta da riparare parlando a voce alta. Il loro ingresso era accompagnato da sguardi ostili e da mormorii di disapprovazione. Qualcuno, a volte, si avvicinava al malcapitato e sottovoce, con poche parole taglienti, lo invitava ad astenersi da questi comportamenti disdicevoli. La lettura dell'ordine d'arrivo e della classifica sanciva la fine della trasmissione e dava il via alla ridda di commenti del dopo corsa, tutto un accavallarsi di voce che, salendo sempre più di tono, sentenziavano di salite e tempi, di rapporti sbagliati e tattiche di corsa, di bombe e brogli. Un tempo il ciclismo era uno sport più seguito del calcio e gli appassionati si dividevano in varie fazioni che tifavano per questo o quell'atleta. Erano anche i tempi di forti e contrapposte passioni partitiche e queste scelte in campo ciclistico erano influenzate dalla vicinanza ai presunti orientamenti politici dei corridori. Coppi, ad esempio, era considerato di sinistra, Bartali democristiano, Magni, si diceva, avesse simpatie per la destra. Questa miscela esplosiva di sport e politica innescava spesso animate discussioni che quasi sempre degeneravano in baruffe vere e proprie, con esagitati che arrivavano perfino alle mani. Ricordo che mia madre non aveva rivolto la parola a mio padre per un mese, quella volta che era stato costretto a risarcire un coppiano di stretta osservanza, con il quale una sera al bar aveva avuto uno scambio di opinioni. Lui era un bartaliano di ferro e per spiegare più efficacemente all'altro le sue a dir sacrosante ragioni lo aveva afferrato per la camicia, ma mentre gli esponeva pacatamente la sua visione del ciclismo, il colletto, sicuramente a causa della non eccellente qualità del tessuto, gli era rimasto in mano. Qualche increscioso episodio di questo genere avveniva naturalmente anche nella nostra officina, dove erano accolti democraticamente tifosi di qualunque colore. In quei casi mio padre, che tra le molte sue virtù non annoverava certo quella della pazienza e forse neanche quella della coerenza, visto i precedenti, li cacciava fuori tutti a calci nel sedere, in modo particolare chi non tifava per il ginettaggio. Bello. E allora, in onore del tifo del papà, questa che è la canzone per antonomasia di Chiama il ciclismo anche. Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cellofan, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio. Quanta ne avrà fatta Bartali? Naso triste come una salita.
italiano in città e i francesi ci rispettano e le palle ancora girano e tu mi fai dobbiamo andare al cine e vai al cine facci tu di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte si sono scontrose o forse hanno voglia di fare la pipì e tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone in un polverato, se puoi andare vai e vai che io sto qui aspetto Bartali salpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, vai alla campagna e c'è una luna in fondo al blu. Svolazzano e tu mi fai dobbiamo andare al cine e vai al cine baci tu zazzarazza 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 zazzarazza. Bravi, bravo anche a Paolo Coda che ha scritto una canzone che è veramente memorabile. L'avvocato astigiano ha colpito nel cuore di tutti noi. Ci sono tante cose da ricordare di Bartali, che vinse due Tour de France a distanza, sì, di 10 anni l'uno dall'altro. Appunto c'è una frase, sì, in questa canzone che è emblematica. Francesi che si incazzano. Ricordo che tra l'altro insomma la grandezza di Bartali, al di là dell'aspetto ciclistico, è stata anche umana, è, sì, uno dei giusti d'Italia Bartali, quindi va sempre sottolineato questo a dimostrazione della grande, il grande campione che era, non solo, sì, in sella alla bicicletta, ma i francesi si incazzavano davvero, però. Sì, si incazzano ancora, si sono incazzati ancora, anche quest'anno. Anche per, insomma, sono tornati a vincere il Tour con Nibali, quindi. No, però c'è da dire questo, esatto. Beh, Bartali, i Tour de France, due Tour vinti a 10 anni di distanza l'uno dall'altro, hanno rappresentato forse la parte più importante della sua carriera ciclistica. E, però c'è da dire che sempre i francesi si arrabbiano se qualcuno che non è francese vince il Giro d'Italia, il Tour de France, Tour de France, scusa, che è la corsa comunque. Sì, la corsa, sì. Il giro è bellissimo, ecco, se poi vince, però, se poi vince un italiano si incazzano ancora. Però c'è da dire una cosa a loro onore, che loro sanno sempre riconoscere dopo il valore e la classe dei corridori. Infatti tutti gli italiani che hanno vinto il Tour de France dai tempi di Bottecchia e sono ricordati ancora con grande affetto, con grande ammirazione, e Bartali, Coppi, appunto Bottecchia, Pantani, e non solo, anche quelli che si sono comportati bene al Tour de France, come per esempio il nostro Beppi Pancera, che è arrivato secondo nel 1929 correndo da isolato, cioè senza una squadra di sostegno, insomma. Oppure in anni recenti, come mi dicevi, sì, tu, io ti ricordavo un episodio, un corridore veronese, Eros Spoli, ragazzo di Zevio, un ragazzone di Zevio che ha vinto la tappa del Mont Ventoux. Ebbene, per Francia ancora ogni volta che c'è quella tappa, che c'è la presentazione del Tour de France, Eros Spoli, Poli come lo chiamano, viene invitato perché per loro insomma è un'icona, è più conosciuto in Francia che qui, incredibile. Grazie. Loro sono davvero, sì, un po' sciovinisti, chiamiamoli come vogliamo, però riconoscono la grandezza, sì, del corridore. Infatti ti dicevo anche che Bartali, Lessi, che insomma a un certo punto lo volevano addirittura invitare quando si correva per nazioni, insomma, sì, sì, pur di averlo al via anche con un'altra nazione, perché certo. Riconoscevano la grandezza del corridore. Sì. E questo insomma gli diamo gli atto, insomma, che si incazzano, come dice Paolo Però Conte. Dopo riconoscono la classe. Ecco, allora io vogliamo fare un omaggio ai francesi con una canzone famosa, A Bicyclette di Yves Montand, la canzone degli anni 60. Che poi tanto francese non era, giusto? Però insomma, vabbè, no, nel senso che è un grande di Francia, pur non essendo un francese, doc.
che questa invece era la sigla, è stata per molti anni la sigla delle trasmissioni del Tour de France. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur le chemin à bicyclette, nous étions quelques beaux copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes. Chemin de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en les suivant tous les chemins environ. Quand on approche la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant, des sauterelles, des papillons et des rainettes. Filait sur tous les buissons nos silhouettes. On revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas seul un instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. C'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette. Allora, questo era l'omaggio al Tour de France in qualche modo, perché ricordava appunto il fatto che insomma comunque rimane una grande corsa, che ne dicano insomma anche i nostri, insomma il giro è bello, però vincere un Tour credo che consacri un grande corridore anche, sì, per... anche se ultimamente ci sono stati grossi problemi, specie da parte di un americano. Ecco, il non prossimo... Non lo nominiamo nemmeno. Il prossimo racconto appunto però è dedicato a un americano, però era un americano. Sì, sì, è molto originale. Ascoltate bene, perché davvero capite insomma il segreto di questo libro, che è un libro che sa emozionare, perché il racconto di adesso, almeno personalmente, mi ha emozionato. Da bambino provavo sempre un po' di imbarazzo quando sui libri di geografia trovavo scritto il nome della città di Ostia o del fiume Sacramento. Associavo infatti questi luoghi geografici a parole che sentivo pronunciare frequentemente nell'officina di mio padre e che mi era proibito ripetere. Mi viene quindi da sorridere quando arriva una mail da un ragazzo di Sacramento, California, che mi chiede notizie di una bici che ha acquistato in un mercatino dell'usato e della quale mi allega una foto.
L'immagine della vecchia bicicletta mi fa ripiombare improvvisamente alla fine degli anni 50. È come in un susseguirsi di diapositive proiettate sul muro. Vedo l'aula di scuola della prima elementare, mia madre e mio padre, giovani ed eleganti, che ballano un tango a media luz al Lido di Garda, mia sorella piccolissima che ride, la Fiat 600 azzurrina, e mattine nebbiose in campagna con mio nonno ad aspettare il passaggio delle allodole, le uscite domenicali in Valpolicella, pane e salame, la gita in macchina sulle Dolomiti, e poi altri ricordi ed altri ancora, e poi l'americano. Torno a casa da scuola e mia madre mi dice: ha telefonato un americano, vuole che tuo padre gli costruisca una bicicletta su misura, viene oggi pomeriggio, non mangio neanche, alle 3 arriva, ed è che come uno si figurava a quei tempi che fosse un americano, braghe strette, scarpe nere a punta lucidissime, camicia bianca con le maniche corte, occhiali con la montatura nera, capelli a spazzola, dentatura Pozzi Ginori. Joseph, non abbiamo mai saputo il cognome, frequentava la John Hopkins University a Bologna e aveva 25 anni ed era alto 1,97 m. Avrebbe voluto girare in bici per le vie di Bologna, ma quando ne inforcava una di normale produzione sembrava un orso ammaestrato sul triciclo. Aveva cercato inutilmente in tutte le miglia che gli costruisse un telaio adatto alla sua statura, finché qualcuno l'aveva indirizzato a Verona, alla nostra officina. In un mese la bicicletta era pronta, era uguale alla bicicletta della foto, ma non era la stessa bicicletta. Qualche mese dopo essere uscito raggiante dal negozio, Joseph era ritornato con un muso lungo così. Gli avevano fregato la bici proprio sotto le due torri. Mio padre dovette costruirgliene un'altra sprombattuto, esattamente uguale alla prima e con un lucchetto questa volta, di quelli buoni. Poi Joseph, dopo aver completato gli studi, era tornato negli States e aveva portato con sé anche la bici che in seguito doveva aver venduto. Sto scrivendo queste cose al ragazzo di Sacramento quando a un tratto mi fermo. Non mi tornano i conti. Le cose non possono essere andate così. Poi improvvisamente capisco. È morto. Joseph non avrebbe mai venduto quella bicicletta. L'aveva voluta fortemente per due volte. Aveva faticato a portarla in America. Era una parte della sua gioventù. Un ricordo di momenti felici. Non ci si libera di queste cose. È morto e i parenti hanno sgombrato rapidamente il capanno degli attrezzi da tutte le sue cianfrusaglie, compreso quel ferro vecchio ingombrante. Bellissima, davvero. Ancora un po' di musica. Time to be saying goodbye.
Broken Bicycle di Tom Waits, per rendere omaggio insomma in qualche modo al gigante americano del racconto, ma non solo, vero Alfredo? Sì. Perché cosa volevi? No, niente, prendere spunto un attimo da questo racconto, da un fenomeno molto diffuso. Diciamo che è un'informazione di servizio, facciamola così, dai. Torniamo alla dura realtà. Dei furti delle biciclette, insomma, è una cosa di cui si parla continuamente, anche in termini a volte eccessivi. Io l'ho subito e quindi dire, meglio parlarne. Anche per dire che ci sono sempre stati, appunto, questo era un racconto degli anni, fine degli anni 50, poi ladri di biciclette, fine degli anni 40. Ecco, dicono che, e anche sicuramente è vero, che per motivi che non siamo qui, oggi si rubino molte più biciclette rispetto a una volta. C'è da dire però che una volta forse avevano più cura delle biciclette. Era difficile che abbandonassero anche legata con un lucchetto una bicicletta per strada. No, diciamo due cose allora, se posso Alfredo. Sì. Magari i lucchetti erano più seri, quindi caldeggio tutti, spendete magari una lira in più, anzi non ci sono più, chiedo scusa, qualche euro in più, prendete un buon lucchetto. Seconda questione, forse come dicevamo, come stiamo ripetendo, le biciclette avevano un'anima, avevano un valore diverso, sì. Non erano biciclette in serie, erano sì. Costruite, si vedevano nascere le biciclette. Come sì, se fossero delle persone in qualche modo. Capita ancora però che, per esempio, io ho avuto delle esperienze con degli anziani ai quali hanno rubato la bicicletta che avevano da tanti anni. È stato un dramma, al di là del fatto economico, perché questa bicicletta qua ricordava loro tante cose, era legata a dei ricordi, a delle persone che non c'erano più, insomma. Quindi appunto la bicicletta che si trasforma come vedremo anche in un racconto più avanti, qualcosa che è qualcosa di più di un oggetto, di un mezzo di locomozione. Abbiamo un po' sorriso sino adesso, vedrete che nel racconto più avanti, magari se lo seguirete bene, magari un po' di occhi lucidi fa venire davvero quel ecco. Racconto più avanti. Tu hai scelto anche una canzone per sì, ricordarci. Sì, una canzone di bellissima, della Ornella Vanoni degli anni 50, quando faceva il repertorio delle canzoni della Male. Hanno ammazzato il Mario in bicicletta. Molti pensavano che fosse una bicicletta a sfondo politico, ma non è vero, è un fatto di cronaca appunto, esatto. Legato a un certo ladro di biciclette. Ecco, una cosa riallacciandosi al discorso di prima, l'autore della musica era Fiorenzo Carpi, che era uno dei fondatori del Piccolo Teatro di Milano e l'autore di tutte le musiche di scena del Piccolo Teatro di Milano. Ma le parole di questa canzone erano di un certo Dario Fo. Un certo Dario Fo. Un paroliere strano, eh. Sì. Ritorniamo sempre al discorso. Sempre il discorso di Gigi D'Alessio, va bene. Poverino, gli stanno fiscando le orecchie. Allora ascoltiamoci, appunto, hanno ammazzato il Mario. Dal tram che va all'Ortica, era in salita ma pedalava in fretta, poi l'han beccato e andava con fatica, l'hanno beccato preciso sul cervello, ma ha fatto ancora qualche pedalata, poi è crollato come fa il vitello quando gli danno l'ultima mazzata. Fin da ragazzo correva in bicicletta per l'Amatori, bigallaratese, con una
mai non rubata con destrezza a un corridore dell'Abe dal Monzese. Non l'ho mai visto neppure al circo in pista, qualcuno che facesse il furto al volo. Faceva il salto a pesce sul ciclista, lui era in sella e l'altro steso al suolo. Hanno ammazzato il Mario in bicicletta in una sera che il cielo era arancione. Lui stava andando da Lina che l'aspetta, ma ha trovato un tale sul portone. Era il questore che gliel'aveva giurata, per colpa sua non ha l'avanzamento. Ha pedinato la sua fidanzata per poi beccarlo sull'appuntamento. Alt, se ti muovi tu sei bello spacciato, la faccia al muro, mettiti in ginocchio. Il Mario sembra davvero rassegnato, ma fa una mossa e parte un grande scoppio. Era lo scoppio di una bomba breda che ha fatto fuori l'ignaro questurino. Poi con un salto è già sulla sua preda, la bicicletta da donna di un bambino. Hanno ammazzato il Mario in bicicletta, gli hanno sparato dal tram che va all'Ortica. Era in salita ma pedalava in fretta, poi l'han beccato e andava con fatica. L'hanno beccato preciso sul cervello, ma ha fatto ancora qualche pedalata. Poi è crollato come fa il vitello quando gli danno l'ultima mazzata. Brava, bravissima, è bellissima canzone davvero. E vorrei anche ricordare che nel libro trovate anche una serie di indicazioni molto importanti e puntuali, a dimostrazione insomma dell'amore che ha verso questo mezzo. La famiglia Nicoletti, ma Alfredo in particolar modo, visto che l'ha scritto, sulla manutenzione della bici, sul biglietto da scegliere, la tua idea di bici elettrica, di tandem, sì, insomma su tante cose, sulla bicicletta, pregiudizio sulla bici elettrica, va bene, questo è tuo. Ma comunque sì, sono dei consigli, come dico nella nella prefazione del libro, dei consigli molto legati alla mia visione del ciclismo, delle biciclette. Dopo, se uno è d'accordo, può seguirli, no, eccetera. Se no, legge i racconti. No, però insomma sono interessanti. Poi sì, dopo uno, insomma, l'esperienza ce l'hai per potercelo raccontare, quindi sì, poi uno trae le conseguenze che vuole. Esatto. Ecco, la prossima canzone è una storia un po' strana, particolare. No, per me è strana. È la canzone di Astor Piazzolla, La bicicletta blanca, la canzone del 1970, che non conoscevo, e me l'ha fatta conoscere Claudio e anche Balen, credo, me l'ha ricordata. E quando ho letto il testo di questa canzone, specie all'inizio, e la storia, la canzone è una storia un po' surreale di un... Sì, una storia un po' particolare, è un racconto, insomma, di un tipo barbone, strano, di un diciamo mendicante, così, che gira per le strade di Buenos Aires, in sella a una bicicletta bianca, e ho fatto un salto perché a volte la musica e le canzoni percorrono dei percorsi strani, quasi magici, non so, misteriosi comunque. E questo personaggio qua era uguale, identico a uno dei personaggi di uno dei miei racconti. Personaggio reale, però. Sì, 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 era anche lui un mendicante, un barbone che viveva lì in quartiere, lo chiamavano Fuminanti, Fiammiferi, perché aveva fama di essere, e probabilmente lo era, di essere un piromane. Era stato cacciato da tutti i paesi della provincia di Verona e poi era finito lì da noi, era un po'. E appunto la descrizione della bicicletta blanca di Piazzolla era uguale, cioè lui, anche lui girava con una bicicletta bianca da donna, attaccato dietro un carrettino, ed era vestito uguale a questo qua, cioè con i pantaloni infilati dentro nei calzini e con un basco in testa, ma calzato proprio sulle orecchie, forse non so.
Allora, forse era lo stesso. Era lo stesso, chi sarà guardato la Storpiazzola di Buenos Aires, tutto il mondo del paese, probabilmente i personaggi si assomigliano un po' tutti, quelli strani, strani. Sono in memoria non soltanto del personaggio raccontato dalla Storpiazzola, ma anche di Fulminanti, appunto, che erano appunto i fiammiferi, appunto. Allora ci ascoltiamo anche questo brano. L'hai visto? Sono sicura che anche tu almeno una volta lo hai visto. Parlo di quell'eterno ciclista solo, tanto solo, che attraversa la città nella notte. Porta il risvolto dei pantaloni infilato nei calzini e un basco in testa fino alle orecchie. Te lo immagini? No, nessuno sa da dove viene, nessuno si può immaginare dove diavolo va. Comunque sia, se lo vedete passare, vi chiedo di guardarlo con tanto amore. Perché chi mi dice che non sia un'altra volta che... Il flaco che tenía la bicicletta blanca, silbando una polquita, cruzaba la ciudad, sus ruedas daban pena. Tan chicas y cuadradas que el pobre se enredaba la barba en el pedal. Llevaba de manubrio los cuernos de una cabra y tras un carrito cargaba un pez y un pan. Radiando a lo pichicho trepaba las barrancas y él mismo se animaba gritando al pedalear. ¡Dale, Dios! Dale Dios, mete flaquito corazón, vos sabés que ganar no es tan llegar sino seguir. Todos, mientras tanto en las veredas, revolcándonos de risa, lo aplaudimos a morir. Y él con sus ojos de novela, saludaba, agradecía y volvía a repetir. Dale Dios, dale Dios, dale con todo, dale Dios. Però certe notti quell'orribile bicicletta col rimorchio cominciò a diventare un'enorme coda fosforescente. E, incredibile, i ladri restituivano i portafogli negli autobus. I potenti mettevano fine alla fame. E il sindaco in persona, aggiustava le buche della strada. Gli UFO ci svelavano il mistero della pace. E io, gente, io che son la pena, ballavo di allegria sotto quella luce, la polca del ciclista. Después, no sé, te juro, porque siniestra rabia, no sé por qué lo hicimos sin querer. Al flaco, pobre flaco, de asalto y por la espalda, su bicicleta blanca le entramos a romper. Le dimos como en bolsa, sin asco, duro, en grande, le hicimos mil pedazos y al fin yo vi que él, mordiéndose la barba, gritó que yo lo salvo. Miró su bicicleta, sonrió, se fue de a pie. Mio vecchio padre nostro, che andavi per la terra, come non capisti che non eravamo angeli, ma solo uomini e donne? Flaco, no te pongas triste, todo no fue inútil, no pierdas la fe. En un cometa con pedales, dale que te dale. Yo sé que has de volver.
Posso chiamare l'applauso? Hai cantato in francese, in spagnolo, in inglese, in dialetto veronese. Dopo anche a voi, che ero. Però bravissima, davvero. Scusatemi, ma ci stava un applauso in più perché hai dimostrato anche io tanto di cappello. E allora, Alfredo, continuiamo questo escursus, questo viaggio all'interno di questo. Sì, quello che può essere un libricino. Vedete quanti racconti, quante belle cose che ci sono. Leggeremo l'ultimo racconto, sì. E che si riallaccia un po' al discorso che facevamo prima della bicicletta, che non è più un oggetto normale, un mezzo di trasporto, ma diventa qualcosa di più. È una bicicletta che torna dal Belgio. Qui c'è molta. Cioè, c'è veramente. Mi permetto di dire, qui c'è. Profondità in questo racconto, perché è la testimonianza. La bicicletta non è soltanto un oggetto, quando la bicicletta viene acquistata con amore, viene tenuta con amore, è qualcosa che ti segna davvero profondamente anche l'anima, e questo racconto lo ricorda, perché a mio modo di vedere è un racconto che personalmente mi ha procurato anche quel luccichio, un po' di emozione agli occhi, perché non andiamo ad ascoltare. Non è voluto, però è bello. Assolutamente vera. È una storia vera, proprio per quello mi sono emozionato fino alla commozione, perché è proprio reale, è vera. Strana ed eccezionale anche in un certo senso. Comunque sentiamo della voce. Ascoltiamola. L'anziano signore che parlava il vecchio dialetto veronese dei rioni popolari con un leggero accento francese era entrato in negozio l'ultimo giorno di apertura, prima delle ferie di agosto, chiedendo di mio padre. È morto un anno fa. Mi dispiace, eravamo amici, ci siamo stati a scuola insieme, abitavo qui vicino e con lui, suo cugino Gino e Vittorino, il garzone del farmacista, giocavamo al pallone nel campetto davanti a casa mia, dove ora ho visto che ci hanno costruito un condominio. Subito dopo la guerra, di lavoro non ce n'era, e nel 1946, con tutta la mia famiglia, siamo dovuti emigrare in Belgio, a Marcinelle, sì, quel Marcinelle là. Mio padre, i miei fratelli ed io abbiamo lavorato tutti alla miniera, le sorelle invece a fare i mestieri nelle case in città. È stata dura, ma alla fine ci siamo sistemati abbastanza bene, ci siamo sposati. Abbiamo casa, figli, nipoti. Quando siamo partiti per il Belgio, ci siamo portati dietro soltanto 4 stracci che avevamo, qualche fotografia e una bicicletta da donna per mia madre. L'avevamo acquistata a credito qui, da suo nonno, il giorno prima della partenza, e avevamo impiegato un paio d'anni a pagarla, mandando dei vaglia postali proprio a questo indirizzo. Quando siamo arrivati lassù non ci hanno mica trattato con i guanti, ci hanno fatto vivere per anni nelle baracche, sembrava una specie di campo di concentramento come in Germania. Eravamo isolati, lontani dal centro abitato, dai negozi, da tutto. Ci chiamavano con epitepi offensivi. In ogni caso non avevamo molta scelta. Eravamo lì per lavorare e l'alternativa era la fame in Italia. Mia madre era molto orgogliosa della sua nuova bicicletta. La usava per la spesa al mercato, per andare alla posta, in chiesa, in farmacia, macinandosi qualche decina di chilometri tutti i giorni. Dopo molti anni ebbe dei problemi alle ginocchia e a malincuore dovette lasciarla giù, ma non volle né venderla né darla a nessuno dei figli o a un nipote. La pulì per l'ultima volta, la portò in cantina e la coprì con una vecchia fodera da materasso. Ogni tanto scendeva la ripida scaletta e andava a controllarla, la spolverava e gonfiava le gomme. Qualche mese prima di morire era all'ospedale e ci volle vedere tutti per parlarci della bicicletta. Quando non ci sarò più, non la dovete vendere a nessuno. Deve ritornare a Verona da chi l'ha costruita. Io vorrei rispettare la sua volontà. E se per lei non è di gran fastidio e ha un posto dove tenerla, appena torno su gliela spedisco. Non voglio denaro e il trasporto sarà a carico mio. E alla fine
Dopo qualche mese la vecchia bici, secondo la volontà della sua padrona, era tornata proprio qui, da dove era partita. Ogni tanto mi fermo davanti alla bici verde venuta dal Belgio e mi chiedo cosa potesse essere passato per la testa della vecchia signora da indurla a fare ai figli una simile richiesta. All'inizio pensavo ad un gesto di gratitudine nei confronti di chi si era fidato a vendere a credito una bicicletta a una famiglia in difficoltà che stava emigrando, ma col tempo mi sono fatto un'altra idea. Sì, penso che la signora vedesse nella bicicletta una parte della sua vita precedente e del suo quartiere, delle sue amicizie, di quello che aveva lasciato a Verona e che avesse segretamente sperato per anni di ritornare prima o poi a tutto questo. Quando alla fine aveva capito che per lei non ci sarebbe stato mai alcun ritorno, aveva voluto che almeno la bicicletta tornasse a casa. E pensare che per molti una bicicletta è soltanto un traliccio di tubi con due ruote e un manubrio. Bravo. Sono dell'idea che ogni parola è superflua e quindi ascoltiamo un po' di musica. Credo, siamo, come si direbbe in gergo, abbiamo superato il triangolo rosso, il triangoletto rosso è l'ultimo chilometro, siamo alla fine in vista dell'arrivo. Ti do un compito, quello innanzitutto di tributare a tutti i tuoi compagni di viaggio, sì, certo, presentarli e doveroso applauso, perché credo che sia opportuno farlo, perché sono stati bravissimi. Allora, un ringraziamento particolare ai nostri musicisti, Annalisa Buzzola, brava, bellissima voce, il maestro Claudio Moro,
Stefano Tanfani Sten, ecco, volevo dire una parola a proposito di Sten, che è stato scelto per queste letture non a caso, a parte la bravura come lettore che a me piace molto, che... però lui è in un certo senso legato a questi racconti che per la maggior parte si svolgono in un quartiere particolare, molto popolare di Verona, che è Tomba, la parte, come dicevo, più antica di Borgo Roma, non è Borgo Roma, dove anche lui ha vissuto molti anni della sua vita e dove abbiamo frequentato la stessa classe elementare. Tu eri più vecchio, vero? Perché? Ma si vede lontano che... Beh, guardate te. Comunque volevo ringraziare... La serata di stasera l'ho ringiovanito, però. Volevo ringraziare in modo particolare Alessandro Benedetti, no, che mi ha aiutato a presentare questo libro. Che... Grazie a voi, davvero, che... Lo dico io le cose, non è soltanto ovviamente Tutte le bici che non ho più di Alfredo Nicoletti di Script Edizioni, come avrete capito, non è soltanto un libro di biciclette e di ciclismo, è davvero qualcosa, profondamente qualcosa di più. Ne consiglio la lettura proprio per questo motivo, per sorridere, magari anche amaramente, è un viaggio ritroso, è quando, come dire, si facevano le cose anche per amore. Questo è un po' il messaggio, certo, che si cerca di dare in una società che insomma corre tanto, fermarsi ogni tanto, riflettere e andare in bicicletta soprattutto, chi lo può lo faccia davvero, fa bene, fa molto, cioè, bene. Ecco, lui è anche un ciclista. Beh, io, praticante. Insomma, praticante ci provo, dai. Ecco, dopo vorrei ringraziare gli editori del libro, Enzo Righetti e Beppe Muraro, che hanno accettato di pubblicare questi... gli organizzatori del Toccati. Volevo ringraziare Margherita Micheli e Gianluca Camillini che mi hanno regalato la copertina del libro. E un ringraziamento ad Alessandro Nobi, il Nobis con la S finale, motore primo di tutto questo ambaradan qua. Ecco, dopo spero di non dimenticare qualcuno, vorrei ringraziare particolarmente una persona che è qui presente, si chiama Susanna Bissoli, che lei è molte cose, ma soprattutto è una scrittrice di quelle vere, non, che per prima ha letto questi racconti quando erano poco più che degli appunti e che mi ha detto che insomma non facevano proprio schifo e che mi ha incoraggiato a svilupparli e a scriverne degli altri. Grazie Susi. Andiamo in bellezza, però, vero? Faremo l'ultima canzone. Andiamo in bellezza. Cos'è? Ah, le mongolfiere, no, le lanterne. Ci accompagnano anche le lanterne, diciamo. Ecco, l'ultima canzone è un regalo che mi hanno fatto due amici, due personaggi importanti nel panorama artistico musicale veronese. Sono Nicola Nicolis ed Enrico Terragnoli. Hanno scritto questa canzone celebrativa della Nicoletti. E loro sono degli autori affermati, scrivono, sono un po' una via di mezzo fra Mogol Battisti e Brecht Kurbay. Comunque, ecco, volevo ringraziarli molto, è stato un bel gesto. Allora, ascoltiamoci la Nicoletti, ringraziamo davvero voi che siete stati con noi questa sera e ci avete accompagnato in questo viaggio, sperando di avervi fatto interesse. Allora, la Nicoletti? Sì, però devo trovarla qui. Vai. Sarà bello il tram che ti fa filar per le vie del centro, fra i passeggeri il più carino sei sempre tu. Sarà bello andar sotto la città in metropolitana, ma c'è un'altra cosa che mi piace assai di più. Sarà bello a piedi passeggiar con te, mano nella mano, sotto l'ombrellino un bacettino me lo puoi dare. Sarà bello fare una corsa con la motocicletta, ma c'è un'altra cosa che mi piace assai di più. Pedalar con la mia Nicoletti, cantar sotto
sotto ai raggi del sole, volar nel respiro del vento. Senza la Nicoletti la vita cos'è? Se non l'hai mai guidata, peccato per te. Sarà bello uscire sopra l'aquilon per vedere il mondo e trovar così la casetta del nostro grande amore. Sarà bello infin con la nave andar verso Manilidi, ma c'è un'altra cosa che mi piace assai di più. Pedalar con la mia Nicoletti, cantar sotto i raggi del sol, volar nel silenzio del mondo. Senza la Nicoletti la vita cos'è? Se non l'hai mai guidata, peccato per te. La vita cos'è? Se non l'hai mai guidata, peccato per te. Grazie a tutti. Grazie.